Quando si fa un viaggio che attraversa un oceano intero, la mente si riempie di suggestioni di ogni tipo. Ci immaginiamo una natura meravigliosa e le lunghe traversate dei nostri antenati in cerca di fortuna e, in qualunque caso, sogniamo una terra dove tutto sia pieno di fascino e dove si possa, anche solo simbolicamente, iniziare una nuova vita. La storia che sto per raccontarvi parla di tutto questo e molto molto di più, quindi mettetevi comodi e lasciate che vi racconti la storia delle forze della natura che abbracciano le vicende dell'uomo a ritmo di tango, a metà strada tra il ghiaccio vero e il fuoco finto, sotto un cielo azzurro che profuma di Italia pur essendo dall'altro capo del mondo. Bienvenidos all'Argentina! L'Argentina è un gigantesco paese del Sud America, compreso tra i ghiacci della Patagonia a sud, le foreste subtropicali a nord, le altissime Ande a ovest e l'infinito oceano a est, e in mezzo la Pampa. In Argentina vivono circa 43 milioni di persone, di cui circa il 90% ha almeno un antenato in Europa, e specialmente da noi, in Italia, poi in Spagna, ma anche Germania, tra cui, buona parte dei nazisti sopravvissuti alla guerra che decisero di scappare proprio qui. Disgraziati maledetti! Anche se quindi praticamente sono tutti italiani, qua si parla spagnolo e si pagano le cose in pesos argentinos. L'Argentina si chiama così perché un tempo si pensava erroneamente che fosse ricca di argento e, sempre per lo stesso motivo, l'enorme fiume che divide l'Argentina dall'Uruguay si chiama Rio de la Plata. Ed è proprio dopo aver sorvolato le sue immense acque torbide che atterriamo nella capitale dell'Argentina, Buenos Aires. Città che ha una fortissima atmosfera europea, che non c'entra quasi nulla con il resto del Sud America e che iniziamo a esplorare partendo da una delle librerie più belle del mondo, la cui bellezza è dovuta al fatto che, come è evidente, l'Ateneo una volta era un teatro. A spasso per la città si scoprono tanti bellissimi parchi e all'improvviso uno strano fiore robotizzato. La cosa particolare di questa scultura è che non è ferma lì come un sasso piantato in mezzo a un parco, ma è mobile, cioè durante le ore del tramonto il fiore si chiude, sta chiuso e illuminato tutta la notte e all'alba risboccia, cioè si riapre come un fiore vero. Tra l'altro una cosa bellissima è la fioritura di questi fiori viola che si chiamano jacaranda, mi impappino completamente. Però è una fioritura che si ha solamente nel mese di novembre, poi tenderà a sparire. Di fiore in fiore e parco in parco, arriviamo in una delle principali attrazioni della città, che per quanto possa sembrare macabro, è un cimitero monumentale che è famoso ovviamente per le sue tombe bellissime, tra le quali spicca quella della famiglia Duarte, e soprattutto della sua più illustre componente, la famosissima Eva Duarte, che tutti conosciamo come Evita Perón. Ma oltre a tutto questo, il punto più importante di tutta Buenos Aires è la famosissima Plaza de Mayo. Questa è la Plaza de Mayo, che è la piazza principale di Buenos Aires e che sostanzialmente prende il nome dalle rivolte che nel maggio del 1810 diedero inizio al processo che portò poi all'indipendenza dalla Spagna. Il distacco da mamma Spagna è celebrato in uno degli edifici principali di Plaza de Mayo, ossia la cattedrale. Sempre sulla Plaza de Mayo si affaccia la cattedrale di Buenos Aires, che è importante soprattutto perché ospita il mausoleo di José de San Martín, che non è un santo, è José de San Martín, solamente il paese dove è nato, e che è uno dei personaggi più importanti della storia dell'America Latina, perché insieme a Simón Bolívar liberò la maggior parte dei paesi dell'America del Sud dalla dominazione spagnola. José de San Martín liberò Argentina, Cile e Perù, mentre la parte nord fu liberata da Bolívar. Purtroppo però c'è da dire che questa piazza è principalmente famosa nel mondo per un altro motivo. Nella nostra epoca questa piazza è famosa per un altro motivo, cioè per il movimento di protesta delle cosiddette mamme di Plaza de Mayo, cioè le mamme dei desaparecidos, ovvero i ragazzi che venivano rapiti e uccisi dalla dittatura militare. Come? Hai detto desaparecidos? Prendiamo carta e penna e arriviamoci con calma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Argentina sale al potere Juan Perón, che in 9 anni e 2 governi plasma l'Argentina sotto lo stampo del cosiddetto peronismo, che in sintesi è una specie di terza via a metà strada tra capitalismo e comunismo. Juan Perón fu iper mega popolare anche grazie alla moglie Eva, per gli amici Evita, ma nonostante questo, nel 1955 un colpo di stato militare lo destituì, condannandolo persino all'esilio in Spagna. Da lì in avanti è stato tutto un casino tra presidenti eletti normalmente
e altri due colpi di stato militari, finché nel 1973, a furor di popolo, Perón torna dall'esilio e viene di nuovo eletto presidente. Ma disgraziatamente morì un anno dopo, lasciando il posto alla sua terza moglie Isabella. Tuttavia nel 76, stavolta i militari fanno sul serio, anche perché rispetto al passato avevano l'appoggio di Nixon e degli Stati Uniti, cosa che dopo tutto 3 anni prima in Cile aveva funzionato piuttosto bene, perché non distruggere quindi un altro paese? Fu così che dal 76, con Jorge Videla, che tra l'altro se guardate è sempre il fratello magro di Stalin, inizia un'atroce dittatura militare, che però detta così suonava male e venne quindi chiamata Proceso de Reorganización Nacional, dove riorganizzazione spesso significava eliminare fisicamente di nascosto tutti gli oppositori, che agli occhi della gente risultavano quindi scomparsi nel nulla, di cui la parola desaparecidos. Durante la dittatura le mamme si riunivano qua ogni giovedì pomeriggio con un velo bianco intorno alla testa, che è riportato oggi sul perimetro della piazza come simbolo di quella protesta, e facevano il giro della piazza per chiedere dove fossero i loro figli, perché non li trovavano più, nessuno ne sapeva più niente. Ciò che le mamme di Plaza de Mayo vennero a sapere qualche anno dopo è che i loro figli venivano rapiti o arrestati con una scusa, portati in carcere, drogati, poi messi su un aereo e gettati vivi e storditi nelle acque dell'Oceano Atlantico. Persino le donne contrarie al regime, quando erano incinte, venivano portate a partorire in una prigione militare e i bambini venivano poi rapiti appena nati e dati in adozione a famiglie che invece appoggiavano la dittatura. Cambiando argomento, su Plaza de Mayo si affaccia l'edificio più simbolico di tutta Buenos Aires, la Casa Rosada. La Casa Rosada è la sede del governo argentino e ovviamente caratteristica per il suo colore rosa, che sembra essere originato, secondo una leggenda, dalla volontà del presidente Sarmiento di unificare i colori che simboleggiavano le due fazioni che si contendevano l'Argentina in quel momento, cioè gli unitaristi che erano rappresentati dal bianco e i federalisti rappresentati dal rosso, insieme facevano il rosa, per cui in questo modo il presidente Sarmiento avrebbe voluto dare un messaggio di unione popolare alla nazione. Però la realtà è che questa cosa probabilmente non è vera, probabilmente una leggenda, e semplicemente ai tempi si usava colorare le case di rosa, tra l'altro a quanto pare mischiando la calcina con del sangue di bue per creare il rosa. Il che significa che uno dipingeva le case col del sangue di bue, una cosa abbastanza inquietante se ci pensate. Oggi in teoria non si potrebbe venire dove siamo oggi, perché appunto è in corso una manifestazione e quindi tutti i cancelli hanno blindato la Casa Rosada, ma fortunatamente siamo riusciti a trovare un ingresso da una via laterale dove un poliziotto ha capito che non avevamo brutte intenzioni o intenzioni sovversive di alcuna natura e ci ha fatto fare la fotografia. Nella speranza che adesso non mi vedano con la macchina fotografica, che pensino che io faccia chissà che cosa e mi portino in un carcere. Nei giorni del nostro viaggio la città era in piena agitazione, perché da un lato qualche giorno dopo ci sarebbe stato il G20 e dall'altro perché di lì a poco si sarebbe giocata la finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, partita che poi si giocò in Spagna per via della guerriglia e sassaiola scatenatasi a Buenos Aires proprio mentre io facevo due passi tra le case colorate del quartiere che ospita una di queste due squadre. Il quartiere della Boca e in particolar modo il Caminito, cioè questa strada pedonale con tutte le case colorate, è sicuramente uno dei quartieri più caratteristici e tipici di tutta Buenos Aires ed è anche un quartiere storico, perché una volta fu abitato dai genovesi che venivano dall'Italia in qua a cercare fortuna e si stabilirono qui per cercare del lavoro nel porto che sta a due passi da questo quartiere. Oggi in questo quartiere ha la sede una delle principali squadre di calcio di tutto il Sud America, cioè il Boca Juniors, di cui c'è lo stadio a due passi da qua, la storica Bombonera. Le orme di Genova non si trovano solamente nella storia della Boca o nel soprannome dei Boca Juniors, che tutto il mondo conosce con una parola di dialetto genovese e che appunto significa genovesi, ma anche per uno degli snack liguri che io personalmente adoro di più. Qua praticamente mi scende una lacrima, perché una cosa di cui io vado matto è la farinata, che è un piatto tipicamente ligure che si trova anche in Piemonte e in pochissime altre parti persino d'Italia, eppure si trova qui a Buenos Aires, perché molte persone sono arrivate da Genova ad abitare in questo posto, per cui per esempio in questo posto che ha proprio il simbolo della città di Genova trovate la farinata. Non la trovate in nessuna parte del mondo, nemmeno in Italia, ma la trovate a Buenos Aires. Anyway, tornando alla Boca, va detto che questo quartiere non è per niente raccomandato nelle ore serali, ma di giorno il grande flusso turistico lo rende relativamente sicuro, oltre che virtualmente benedetto dalle tre principali divinità argentine. Quello che vedete alle mie spalle è il cosiddetto balcone delle leggende, dove abbiamo la leggenda del calcio Maradona, la leggenda della politica Evita Perón e la leggenda del tango Carlos Gardel, anche se io preferisco Piazzolla, ma questa è una cosa personale mia. E se abbiamo parlato di Italia, di Genova, di calcio e desaparecidos, l'ultima cosa che manca per avere un quadro completo di Baires, come la chiamano loro, è una delle più grandi meraviglie musicali del mondo, è il tango.
Io ve lo giuro, starei a guardarli per ore, ballare in maniera così dolce, delicata e allo stesso tempo sensuale, per quanto a me della danza in generale interessi meno di niente. Eppure per il tango, il mio cuore fa un'eccezione e si gode lo spettacolo ad ogni angolo della città ogni volta che è possibile. Sul calare della sera, nulla di meglio a Baires che un tramonto a Puerto Madero, la zona fashion della città, abbellita da ponti, skyline e riflessi da vera e propria pornografia fotografica. Dopodiché, è già ora di tornare in aeroporto. Stamattina sveglia ad un'ora a dir poco anticostituzionale. Siamo in piedi dalle 2 del mattino perché abbiamo un aereo prestissimo che ci porterà nel cuore della Terra del Fuoco, la regione più a sud della Patagonia e in particolare nella città di Ushuaia. Ma prima di partire, c'è una domanda filosofica per te, Frank. Dimmi. Qua, cioè, sembra una cazzata, però, quando uno dice mi sono svegliato all'1:30, sì, no? Praticamente non si è andato a dormire, no? Cioè, quindi c'è, di sicuro c'è un orario oltre al quale uno non considera il fatto come una sveglia, ma come un non andare neanche a dormire. Non lo so. Potrebbero essere le 2:30 secondo me, perché alle 3 uno concepisce sveglia alle 3. 3, sì. Già è il borderline, ma sveglia all'una non ha senso, vuol dire che non sei andato a dormire. No, mi sveglio all'una per andare a ballare, quindi... E tutto sommato c'è, cioè, questa forse è la conversazione più inutile che tu abbia... Io personalmente non ho mai fatto una conversazione più inutile di questa. Ma nemmeno io. Vabbè, meno male che imbarcano. Dopotutto, se si dorme poco, da qualche parte si deve pagare pegno, ma il bello è che quando apri gli occhi e li punti al finestrino, ti ritrovi al cospetto delle vette delle acque di uno dei luoghi più romanzati del mondo, ossia la Terra del Fuoco e in particolare nella città di Ushuaia. Così come a Buenos Aires ci sembrava di essere in Italia, qui all'improvviso l'atmosfera è del tutto scandinava. Ushuaia è una città dove ogni centimetro è intriso del fascino delle terre di frontiera. Qui siamo letteralmente alla fine del mondo abitato, concetto che può anche essere espresso in maniera un po' più slang se vogliamo, ma quel che conta è che più a sud di così non si può andare. Ushuaia è la città più a sud del mondo, il che significa che se io tiro una linea che passa per questa città, al di sotto di questa linea troverò solamente l'oceano e l'Antartide. Tuttavia, pur avendo questo record, non si trova così tanto a sud come uno potrebbe pensare, perché se facessimo un paragone con l'emisfero nord, qui saremmo alla latitudine più o meno della Danimarca o della città di Mosca, per esempio. Il che banalmente significa che, pur essendo questo il posto abitato più a sud del mondo, qua per esempio non si può vedere il fenomeno dell'aurora australe, che risulta di fatto visibile solamente dall'Antartide. E a proposito di Antartide, Ushuaia è ovviamente la città più vicina all'Antartide, tant'è che tutte le crociere che puntano ad andare verso quel continente partono da qua. Da qui non si parte solamente per andare in Antartide, ma anche per andare nelle bellissime isole della Georgia del Sud e soprattutto alle isole Falkland, che però un puro sangue argentino non chiamerà mai in questa maniera, perché il nome argentino delle Falkland sono le isole Malvinas. Come? Hai detto Falkland? Dunque eravamo rimasti a Videla e ai Desaparecidos, ma agli inizi degli anni 80 l'economia in Argentina non va niente bene e siccome non c'è niente di meglio che una guerra inutile per tenere distratta la popolazione, il successore di Videla, ossia il generale Galtieri, pensò bene che invadere quattro scogli insignificanti, abitati più da pinguini che esseri umani, non avrebbe dato fastidio a nessuno se non fosse che quei quattro scogli interessavano parecchio a una certa signora Thatcher, che nel giro di poche settimane vinse la guerra e diede l'ultima bastonata che serviva a far cadere la dittatura militare argentina, che di fatto mandò a morire alle Falkland un sacco di ragazzi senza alcun motivo. A prescindere da questo, comunque, l'argomento è ancora oggi super spinoso in Argentina e che non vi venisse mai in mente di chiamare queste isole isole Falkland, perché per gli argentini queste isole si chiamano Malvinas, come recita, non a caso, il nome dell'aeroporto di Ushuaia. A voler fare proprio i precisini e i pignoli, ci sarebbe un altro insediamento abitato più a sud di Ushuaia e che sta dall'altra parte del canale di Beagle in territorio cileno. È un piccolo villaggio che si chiama Port Williams, principalmente abitato da militari e pescatori, che però di fatto non ha lo status di città, non ha un aeroporto internazionale, non ha un migliaia di abitanti come Ushuaia, quindi di fatto alla fine Ushuaia se la cava ed è comunque la città, diciamo, vera e propria, più a sud del mondo. No, perché quando ci sono i record di mezzo sono tutti a guardare i capelli, i dettagli, i peli, i capelli, i contropeli. Siamo lì, siamo capiti, dai. Indipendentemente dai record, ciò che interessa non è tanto la città, ma ovviamente la strepitosa natura che la circonda.
Seguendo l'unica strada che collega la città al resto del mondo, ci si ritrova immersi in un'immensa foresta verde interrotta solamente da qualche lago. E la nostra prima destinazione è un grande lago a nord di Ushuaia, il lago Fagnano. E questo non perché il lago sia qualcosa di speciale in sé per sé, ma perché, come spesso accade, è il tragitto per arrivarci a essere una figata, anche nei suoi passaggi un po' più estremi. Giunti nel cuore della foresta, non può non saltare all'occhio uno dei grandi drammi della Terra del Fuoco, ossia una forma del tutto assurda di disboscamento. Allora, approfitto del bosco e di questo scenario praticamente apocalittico per raccontarvi uno dei drammi moderni della Patagonia, che è il dramma dei castori. Allora, la Terra del Fuoco è una zona dove di per sé non esiste fauna, non c'è quasi nessun tipo di animale endemico, se non fosse che circa 50-60 anni fa sono stati introdotti dei castori provenienti dal Canada da un'industria con lo scopo di farli sviluppare e sfruttare la loro pelle per sostenere l'industria della pelletteria. Peccato che non avevano fatto i conti col fatto che i castori canadesi sono abituati a mangiare un certo tipo di alberi in un certo tipo di clima con un certo tipo di ecosistema che qui non si verifica. Di conseguenza i castori hanno iniziato a mangiare gli alberi che trovavano e, cambiando il loro metabolismo, è cambiata anche la loro pelle, che all'improvviso si è rivelata non essere più buona per l'industria della pelletteria. Di conseguenza questa industria ha deciso di lasciarli liberi e vivere in pace qui nel bosco, in quello che è praticamente un paradiso, perché c'è un sacco di legname a disposizione, non ci sono predatori, cioè una vita ideale praticamente. Il problema qual è? È che questi castori continuano a proliferare, continuano ad aumentare di numero e stanno lentamente distruggendo tutto il bosco, ed è uno dei grossissimi problemi della Terra del Fuoco moderna, perché nessuno sa che cosa fare, perché da un lato c'è chi propone di sterminarli, ma dall'altro ci sono gli animalisti che si oppongono a questa soluzione, perché giustamente dicono sono stati introdotti per uno sbaglio dell'essere umano, di conseguenza si devono cercare altre soluzioni, che in questo momento non sembrano esserci, perché nessuno sa realmente cosa fare. È facilissimo trovare in giro per il bosco situazioni di questo tipo, dove i castori giustamente fanno il loro lavoro, costruiscono dighe, mangiano alberi per creare dei bacini artificiali dove poter nuotare e vivere, ma questa cosa in qualche modo dovrà essere risolta, diversamente c'è il rischio che nel passare degli anni e dei secoli tutta la foresta della Terra del Fuoco sparisca sotto l'azione dei castori, perché considerate che uno di questi alberi ci mette circa 80 anni a crescere e un castoro lo fa fuori in 2 giorni. Il fatto che qui non ci siano praticamente forme di vita animale è solo uno degli ingredienti che conferiscono a questo posto un'atmosfera decisamente spettrale, perché nel giro di pochissimo tempo ci troviamo su quello che potrebbe essere il set di un film horror, con tanto di casetta vacanze che a un certo punto si trasforma in tragedia assoluta nel mezzo di un cimitero di alberi. In generale l'energia di tutto questo bosco, di tutta questa foresta che si percepisce così a pelle, perlomeno secondo la mia percezione, è qualcosa che appunto rievoca delle sensazioni particolarmente spettrali, particolarmente quasi inquietanti sotto certi punti di vista, ma allo stesso tempo estremamente piacevoli. Per quanto bella fosse questa esperienza silvestre, comunque ciò che in realtà più ci interessava da queste parti era andare per mare. Naturalmente non c'è viaggio a Ushuaia che possa prescindere dall'attrazione madre di questa città, che è la navigazione sul canale di Beagle, canale di Beagle che prende il nome dalla storica nave che vide tra i suoi ospiti Charles Carletto Darwin and many many others. Canale di Beagle che segna il confine tra Argentina e Cile. Infatti le montagne che si vedono al di là del mare sono già in Cile, perché la zona della Terra del Fuoco è una zona geograficamente un po' particolare, perché è isolata tecnicamente dal resto dell'Argentina. E vabbè, faccio vedere una cartina che facciamo prima. La Terra del Fuoco, che prende questo nome dai falò accesi dagli indigeni per scaldarsi e che vennero avvistati dalle navi di Magellano, è in realtà un insieme di isole divise in maniera strana tra Cile e Argentina. Il canale di Beagle decorre in senso est-ovest e separa l'Argentina a nord e il Cile a sud. Navigare sul canale di Beagle è tutto un susseguirsi di wow uno dopo l'altro, vuoi per le colonie di cormorani, vuoi per quelle di leoni marini, che ovviamente puzzano, che è una roba esagerata, e fanno i soliti suoni stranissimi. Vuoi soprattutto per il faro del canale, che sembra uscito dai racconti epici di un marinaio, e per lo strepitoso panorama sulle vette aguzze delle montagne circostanti, ancora leggermente innevate, che incorniciano questo stretto d'acqua come se fosse un'opera d'arte.
Un breve pit stop con cambio imbarcazione ci porta a bordo di un gommone che a velocità supersonica ci porta in un piccolo angolo di paradiso, l'isola Martillo. Siamo arrivati all'isola Martillo, che è la sede di una delle tre colonie principali di pinguini di Magellano in Terra del Fuoco. Pinguini che stanno letteralmente a 3 metri da noi. Sono veramente a due passi. Ed è una roba fantastica, veramente. Ora, dico io, ditemi se esiste al mondo una cosa più tenera dei pinguini. E diciamoci la verità, a chi è che non torna in mente la frase carini e coccolosi? E soprattutto ditemi se non sarebbe la cosa più meravigliosamente meravigliosa del mondo poterli prendere in braccio e spupacciarseli tutti, ma ovviamente è meglio non farlo. Naturalmente l'isola Martillo è un'area non protetta, di più stra mega ultra giga protetta, tant'è che una volta messo piede sull'isola non si può fare assolutamente niente, non si può nemmeno, se ti scappa la pipì qualcosa, te la tieni, perché è un ambiente estremamente protetto. Assolutamente proibito abbandonare il percorso segnato, assolutamente proibito avvicinarsi più di 2 metri ai pinguini. Anche laddove il pinguino si avvicinasse a te, la guida ti obbliga ad allontanarti, perché se per un qualunque motivo un pinguino si spaventa, e questo può essere sufficiente ad alterare un delicatissimo equilibrio che li tiene qua. Oltre ai pinguini di Magellano, l'isola Martillo ha l'unica colonia di pinguini papua di tutto il Sud America, ma sorprese delle sorprese, all'improvviso spunta persino un pinguino reale che si aggira sperduto e disorientato. È molto strano che uno sia qua, si vede che ha sbagliato strada, si è perso in qualche modo. A quel punto era ora di tornare a Ushuaia passando da terra, incontrando per strada alberi a cui il vento ha fatto un effetto peggiore che ai miei capelli. Ricapitolando dunque fin dove siamo arrivati, fino ad ora ad Ushuaia abbiamo preso la via dell'est e del nord e quindi il lago Fagnano, la via del sud e quindi il canale di Beagle, manca quindi di esplorare il lato ovest, ossia il parco nazionale della Tierra del Fuego. Il parco della Tierra del Fuego è un posto spettacolare che tra laghi, montagne, foreste e chilometri di costa incontaminata offre un repertorio di tutto rispetto a qualunque amante della natura, e oltre a questo qualche curiosità interessante circa gli alberi che compongono la vegetazione locale. Una caratteristica piuttosto tipica della Terra del Fuoco sono gli alberi, che sembrano un po' dei faggi ma non lo sono, tant'è che il loro nome è notophagus, cioè falsi faggi, perché i colonizzatori che vennero qua dissero "Tu guarda, sono dei faggi", poi guardali bene, in realtà non lo sono. Il che ci porta a una curiosità di cultura pop degli ultimi anni che magari potreste andare a verificare, perché se guardate il film The Revenant, gli ultimi 10 minuti hanno una differenza rispetto al resto. A cosa è dovuta questa differenza? È dovuta al fatto che mentre giravano le riprese delle scene finali in Nord America, tutta la neve si era sciolta, per cui all'improvviso si sono trovati a fronteggiare una situazione dove o aspettavano l'anno successivo oppure andavano nell'emisfero australe cercando un posto che fosse simile al Nord America dove girare le ultime scene, e dopo tante ricerche hanno trovato che la Terra del Fuoco era il posto in assoluto più simile e sono venuti a girare le ultime scene del film nelle valli proprio qui fuori Ushuaia. Quasi nessuno si accorge della differenza, ma se guardate attentamente gli ultimi 10 minuti di film vi accorgerete che gli alberi sono diversi rispetto al resto del film, perché sono appunto questi qua, che si trovano praticamente solamente qui e in Nuova Zelanda. Come abbiamo detto poco fa, la Terra del Fuoco è spaccata in due tra Cile e Argentina, e il confine tra i due passa proprio qui, sulle pendici del bellissimo Monte Condor. Quello lassù è il Monte Condor, e in questo punto passa il confine tra Cile e Argentina, anche se in realtà il confine passa dal lato argentino e precisamente nel punto dove finisce la vegetazione e inizia la parte brulla, quindi significa che la punta della montagna sta interamente in Cile. E tutto sommato questa è una cosa che non ha alcuna importanza, perché è bello comunque, da un certo punto di vista chi se ne frega, però così sono quelle cose che è bello raccontare. Ad ogni modo, il confine più interessante non è quello dove finisce l'Argentina, ma quello dove finisce proprio il mondo, nel cuore della Baia La Pataia. In questo punto finisce la Ruta Nazionale numero 3, che è il tratto terminale della strada panamericana che teoricamente unisce il Parco Nazionale della Terra del Fuoco con l'Alaska, qualcosa come 18.000 km, e chissà che un domani non si riesca a fare il viaggio della vita dall'Alaska alla Patagonia. Sarebbe un sogno, però stiamo a vedere. E se tra di voi ci fosse qualche finanziatore in grado di sostenere l'impresa, si faccia avanti, non esiti, siamo molto disponibili ad ascoltarvi, grazie. Purtroppo però, invece che un finanziatore, si fece avanti un turista asiatico affamato di fotoricordo proprio nel bel mezzo della mia ripresa al lago. Non c'è niente da fare,
Pechino non si domina, vince sempre lei. Ma al netto di questo momento frustrante che ogni fotografo ha vissuto decine di volte sulla sua pelle, era ora di tornare in aeroporto. Ancora in aeroporto, altro giro, altra corsa. Come vi ho detto, questo è un viaggio dove si sta spesso per aria. Dall'aeroporto in stile Ikea di Ushuaia andiamo a El Calafate, vicino al parco nazionale Los Glaciares, una delle zone in assoluto più belle di tutta l'America del Sud. El Calafate è una piccola cittadina posta sulle rive del lago più grande di tutta l'Argentina e che si chiama appunto Lago Argentino. Il nome della città ha una storia piuttosto curiosa che lo lega a una tipica pianta locale. Una curiosità molto particolare di questo posto riguarda questa pianta che si chiama pianta Calafate, da cui prende il nome anche la città di El Calafate. E perché si chiama così quando in realtà questa non è altro che una bacca normale, in inglese Burberry. Non mi ricordo in questo momento la traduzione in italiano, però venne chiamata El Calafate perché quando Magellano e con i suoi esploratori le sue navi veniva da queste parti a rendere di nuovo impermeabile lo scafo della nave, operazione che in spagnolo si chiama calafatare, e anche in italiano tra parentesi, per farlo utilizzava appunto queste piante. Di conseguenza questa pianta che veniva utilizzata per calafatare venne ribattezzata El Calafate, da cui anche il nome della città. Ma il motivo principale per venire a El Calafate non sono di certo le bacche e nemmeno le piante, ma appunto il lago argentino e specialmente i grandi ghiacciai da cui il lago prende le sue acque incredibilmente azzurre. Su questo lago si affacciano, quindi si sciolgono anche, i ghiacciai più famosi di tutta l'Argentina che costituiscono il Parque Nazionale de los Glaciares, che sono appunto il Perito Moreno, lo Spiegazzini, l'Upsala and many 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 others, e che sciogliendosi gli conferiscono questo colore azzurro veramente fantascientifico. Tutta questa cosa la si potrebbe sintetizzare nelle solite sempiterne, sempreverdi due parole, cioè tanta roba, tanta, tantissima roba. Esagerato, anche perché una giornata così, ragazzi, veramente è roba rara da queste parti. Siamo strepitosamente fortunati in questo viaggio. Ci deve essere qualche talismano da qualche parte che porta una discreta quantità di culo. Se lo scopro gli regalo tutti i viaggi. La navigazione sul lago argentino si dimostrò essere un viaggio tra colori che sembrano usciti da un negozio di pastelli più che dalla realtà, dove nelle acque strepitosamente azzurre spuntano di tanto in tanto dei colossali iceberg la cui bellezza non ha ragione di essere descritta perché le immagini parlano da sole. Il percorso della nave parte da Punta Bandera, passa attraverso la cosiddetta Boca del Diablo per poi imboccare il Brazo Norte e successivamente il canale Spiegazzini, che ci porta al cospetto dell'omonimo gigante di ghiaccio, appunto il ghiacciaio Spiegazzini. Non so bene se si riesce a capire il livello di immensità di questa cosa, è di un'altezza impressionante, starci sotto è qualcosa di annichilente, veramente strepitoso. Il muro di ghiaccio che passa dai 30 ai 70 metri di altezza e che si alza prepotente dalle acque del lago è uno degli spettacoli più immensi che si possono vedere sulla terra, anche per via dei boati che periodicamente accompagnano il distacco di grossi blocchi di ghiaccio, che in fondo poi sono gli iceberg che abbiamo visto poco fa. Chiaramente, trattandosi di estate, le temperature sono molto calde e periodicamente dei grossi blocchi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio. Per esempio, quell'iceberg gigantesco alle mie spalle, quando siamo arrivati non c'era, si è staccato mentre eravamo qua. Anche laggiù, ecco, sto staccando un altro adesso. Mentre con la nave ci dirigiamo verso una piccola sosta terrestre, è impossibile non riflettere sul fatto che un ghiacciaio che si sgretola, da un lato è sì un bello spettacolo, ma dall'altro è un qualcosa che mette in estremo allarme gran parte della comunità scientifica mondiale, anche se c'è da dire che qui in Patagonia le cose vanno in maniera un po' diversa che in tutto il resto del mondo. Tra l'altro c'è un dettaglio fondamentale di cui parlare in relazione a questi ghiacciai, perché noi tutti sappiamo che quasi tutti i ghiacciai del mondo stanno arretrando a un ritmo abbastanza rapido, preoccupantemente rapido. E questa cosa generalmente è attribuita al famoso fenomeno del climate change, cioè del riscaldamento globale. Tuttavia, alcuni ritengono che sia semplicemente un ciclo naturale della Terra. E i sostenitori di questa teoria si aggrappano principalmente al ghiacciaio Perito Moreno e al ghiacciaio Spiegazzini come esempi, perché non sono ghiacciai che si stanno sciogliendo, sono stabili, e addirittura c'è un ghiacciaio dal lato del Cile, il cui nome adesso mi sfugge, che si sta addirittura espandendo. Questa cosa non accade al ghiacciaio Uppsala, che in realtà sta arretrando di 200 metri all'anno, che è tantissimo, però di fatto Spiegazzini e Perito Moreno sono delle pesantissime eccezioni che accendono e fomentano il dibattito scientifico intorno a uno degli argomenti più
importante di fatto per la sopravvivenza del pianeta degli ultimi anni. Ma ad ogni modo di questo argomento parleremo molto nel dettaglio con i prossimi progetti. Mi raccomando, stay tuned. Seva Project is coming up next. Al di là dei dibattiti, non si può non essere d'accordo sul fatto che l'uomo, spesso e volentieri, per star dietro alle sue idee, causa una serie di danni gravissimi ai delicati equilibri ambientali. In Terra del Fuoco erano i castori, ma qui alle pendici dei ghiacciai il problema, pensate, sono delle semplici mucche. Questa zona, prima che venisse dichiarata parco naturale, venne colonizzata da persone che volevano utilizzare questi territori per fare dell'allevamento, però qui non c'erano animali, quindi introdussero forzatamente delle mucche, dei tori, dei cavalli, eccetera eccetera, un po' come hanno fatto con i castori giù a Ushuaia. E ovviamente anche qua questa cosa ha creato dei problemi, perché mucche, tori e cavalli per mangiare devono mangiare erba, no? E qua era tutto coperto da foresta, per cui diedero fuoco completamente alle foreste circostanti per creare questi prati. Negli anni 30 questa zona viene dichiarata parco naturale, di conseguenza non era più consentito fare allevamento e i fattori furono costretti a abbandonare questa zona, ma questo obbligo non venne esteso alle mucche e ai tori, che da allora vivono qui e ormai dopo 80 anni sono considerati selvatici perché non c'è più nessun tipo di intervento umano che serve a controllarle. Questa cosa è un problema perché tutti gli alberi che vedete qui intorno sono alberi adulti e non c'è un ricambio generazionale di alberi nuovi che crescono, perché sostanzialmente questi animali mangiano tutta l'erba, tutto ciò che cresce. Per cui il governo in questo momento ha avviato un processo per cercare di portarli via. Piano piano, con alcuni gauchos che sono venuti a stare qua con questo scopo, li stanno portando via uno a uno. L'anno scorso ne hanno portati via circa 120 e in realtà non sanno se questa cosa funzionerà e se servirà a rimboschire questa zona. Però almeno ci stanno provando. La nostra giornata prosegue con un clima a dir poco paradisiaco, ma la fortuna, credetemi, era appena iniziata. Infatti, mentre riprendevo questo iceberg, accadde l'impensabile. Sei appena girato quell'iceberg, ci stiamo passati a fianco e abbiamo beccato il momento in cui la massa dell'iceberg è tale da fargli cambiare l'assetto di equilibrio e si è completamente ribaltato, esponendo la parte sommersa, che ha un colore azzurro pazzesco, perché fino a 2 secondi prima era sott'acqua, quindi è lucidissima. È una roba incredibile. Riuscire a riprendere per intero un cosiddetto flip over di un iceberg è roba rarissima, e non passò molto tempo che svariate TV e giornali, letteralmente di tutto il mondo, mi chiedessero i diritti di pubblicare questa clip rarissima. Ma a parte questo, la fortuna non era mica finita. Come se non bastasse la giornata, abbiamo anche le nubi lenticolari al di sopra delle montagne, che si verificano quando c'è del vento particolarmente forte con movimento ondulato in alta quota. Non è un fenomeno così frequente, veramente bellissimo poterlo vedere qua. Dovendo a questo punto dare un merito a tutta questa grazia, probabilmente lo darai a chi in quel giorno tra di noi faceva il compleanno. E così, insieme all'equipaggio della barca, abbiamo deciso di organizzare una più che meritata sorpresa. Tanti auguri a te! Il desiderio? Caffè! Vai, vieni! Fai una foto. Capite bene quindi come l'umore complessivo fosse un filino sopra le righe nel momento in cui il percorso della barca ci portò all'interno del Canal de los Tempanos, al cospetto della parete nord del ghiacciaio più famoso di tutto il Sud America, il Perito Moreno. Il gruppo che è completamente fuori controllo. Fino a 2 secondi fa cantavano Ghiacciao Meravigliao. Non... Ghiacciao Meravigliao. Che meraviglia sto ghiacciao Meravigliao. Non mi prendo responsabilità. Ma per quanto fosse bella la parete nord, la vera meraviglia sarebbe arrivata la mattina successiva, quando il Perito Moreno lo avremmo finalmente conosciuto per davvero. Il
Perito Moreno si spinge col suo muro di ghiaccio fino alla riva opposta del lago argentino, creando di fatto due fronti, uno rivolto a nord che abbiamo appena visto e un altro rivolto a sud, a cui ci presentiamo dopo un'altra breve navigazione, che ci lascia ancora una volta ammutoliti di fronte all'imponenza dell'ennesimo muro di ghiaccio così verticale e così azzurro, ma il cui impatto emotivo è stato comunque inferiore rispetto a ciò che accadde alla visione di tutto il fronte glaciale dalle passerelle poste sulla terraferma, un vero e proprio shock di proporzioni divine. Il ghiacciaio Perito Moreno è senza alcun ombra di dubbio la vera icona della Patagonia e lo è diventato nonostante non abbia nessun tipo di record a suo carico che lo renda più speciale, diciamo, dei ghiacciai che stanno qui vicino in questa zona. Lo è diventato perché è il più facile da raggiungere, anche il più bello da vedere, perché la sua estensione lo porta a toccare questo lembo di terra che è la penisola di Magellano, dove sono state costruite queste passerelle e da cui veramente si può avere letteralmente in mano uno degli spettacoli più incredibili di questo pianeta. Il ghiacciaio comunque ha delle particolarità che lo rendono unico al mondo, perché è uno dei pochissimi ghiacciai sul pianeta che non si sta ritirando, ma addirittura sembra che in certi momenti stia addirittura avanzando. Questo dipende un po' dal periodo dell'anno. E questo è dovuto a due fattori. Primo, perché lassù in cima alle Ande un gioco di correnti particolari fa sì che durante l'anno nevichi qualcosa come 5-8 metri ogni inverno, il che continua ad alimentare costantemente il ghiacciaio, e soprattutto la sua velocità di scorrimento è tale da dargli un ricambio molto più veloce che tende a risentire di meno del cambiamento climatico. Di fatto il ghiacciaio si muove a circa 2 metri al giorno, che è una velocità assurda se ci pensate. E questo fa sì anche che il ghiacciaio sia in costante movimento, tant'è che laggiù se n'è appena staccato un pezzo, sente un rumore, ma quotidianamente si staccano dei pezzi più o meno grossi. Ovviamente siamo tutti qui a sperare di poter vedere il distacco di quel ditone lì su cui tutti noi stiamo facendo le scommesse, perché è lì, sembra che sia appeso per un filo e da un momento all'altro debba creare un'onda anomala sul lago argentino. Ovviamente il distacco di un tale volume di ghiaccio è una cosa rarissima da vedere e soprattutto filmare, ma come già avete capito in quei giorni ero parecchio fortunato e fu così che proprio mentre riprendevo il suddetto ditone guardalo là il cretino, speravi che si staccasse, speravi, lo volevi vedere il pezzettone che andava giù l'onda, e invece no, non si è staccato. ci hai creduto. Ok, sono una brutta persona, vorrà dire che mi farò perdonare raccontandovi qualche curiosità su questo stupendo ammasso di ghiaccio. Giusto così per stare un po' nel tema delle curiosità spicciole, il ghiacciaio Perito Moreno è grosso quanto la città di Buenos Aires e prende il nome da un esploratore che appunto si chiamava Moreno ed era un perito, quindi il Perito Moreno, che alla fine dell'Ottocento fece una spedizione da queste parti e grazie al suo lavoro venne proposta la teoria che fu accettata per determinare il confine tra Cile e Argentina. Di fatto al tempo si pensava di far passare il confine attraverso dei fiumi, ma lui dimostrò che i fiumi potevano cambiare il loro corso nell'orografia di questa regione e propose di far passare il confine attraverso la punta delle Ande. In questo modo, grazie al suo lavoro, oggi questa zona si trova in Argentina anziché trovarsi in Cile. E la cosa divertente è che lui in teoria questo ghiacciaio non l'ha neanche mai visto, porta il suo nome ma lui qui non ci arrivò mai. Ciò che rende davvero straordinario il Perito Moreno e i suoi fratelli in quest'area è l'essere circondati da una vegetazione così rigogliosa e di fatto è cosa assai rara, per non dire unica sul nostro pianeta, poter vedere ghiaccio e foresta insieme, e questo è dovuto al fatto che la lingua di ghiaccio si addentra velocemente in una vallata che lo porta alla quota di 200 metri in un tripudio di verde, celeste e blu davvero unico al mondo. A questo punto, così come il ghiaccio scende di quota, a noi toccava nuovamente salire e dopo uno dei decolli più spettacolari di sempre sopra l'enorme distesa color pastello del lago argentino, torniamo per una breve sosta a Buenos Aires, giusto in tempo per una serata immersi nella magia del tango, quello vero, non quello dei professionisti per strada e nemmeno quello dei bellissimi show per turisti, ma quello semplice e popolare di una banale milonga. Venire a Buenos Aires e non godersi la magia del tango è un crimine, veramente. Parliamoci chiaramente, qua non c'era nulla di diverso che in una balera, dove l'età media dei ballerini supera i 60 e noi c'entravamo meno che un pesce fuor d'acqua, ma l'eleganza dei passi, la dolcezza della musica e l'atmosfera satura di quella sottile aria malinconica, sensuale e dignitosa che rappresenta l'anima più intima del tango, è forse il ricordo più poetico che mi porto a casa da questo viaggio, che ormai si avvicinava al gran finale. Ancora una volta si torna per aria, stavolta superando in direzione nord il Rio della Plata, verso la foresta subtropicale ai confini con il Brasile e il Paraguay, una terra segnata dal gigantesco boato delle cascate di Iguazú.
cascate del rio Iguaçu, che in lingua locale significa grande acqua, e più grande di così davvero difficile immaginare, sono verosimilmente uno degli spettacoli d'acqua più incredibili di tutto il pianeta. Da molti considerate le cascate più belle del mondo, nonostante non siano le più alte, nonostante non siano le più estese, insomma, perché ce ne sono altre come le Victoria Falls piuttosto che il Salto Angel in Venezuela, che sono più alte, più larghe, più grosse, eccetera eccetera, ma queste sono con ogni probabilità le più affascinanti e le più belle, e si trovano al confine tra Argentina e Brasile, in quanto è il fiume stesso a determinare il confine tra i due paesi. Il lato sinistro del fiume è il lato argentino, mentre il lato destro è quello brasiliano. Noi cominciamo da quello argentino. Ovviamente è assolutamente criminale venire a vedere una cosa di questo tipo e non vedere entrambi i lati, non solo perché sono diversi per quello che si vede, ma anche perché hanno una filosofia, a mio modo di vedere, piuttosto diversa. Questa è la terza volta che vengo qui e ho una mia personale preferenza, ma ve lo dico dopo. Si comincia dal lato argentino, quello più intimo, interamente articolato nella foresta, nel quale ci addentriamo con un trenino che ci porta sulle rive del rio Iguaçu. Una delle prime cose da fare dal lato argentino è prendere il trenino che ti porta alla stazione Garganta del Diablo, che appunto, come dice il nome stesso, dà accesso a questa passerella che passa al di sopra del rio Iguaçu per circa un chilometro, fino a portarti esattamente al salto principale delle cascate di Iguaçu, appunto chiamato la gola del diavolo, la garganta del diavolo. Ad ogni passo mosso in sospensione sopra le acque torbide del fiume, ti accorgi sempre di più che la garganta del diavolo non va vista, va ascoltata. È una roba di una potenza incredibile, praticamente si fa quasi fatica a parlare, tanto è forte il rumore del boato che tende a coprire tutto quello che dici. E da un lato va anche bene così, perché non è che uno deve sempre dire cazzate di fronte a uno spettacolo di questo tipo, tante volte basta goderselo. Il contatto così diretto e ravvicinato con la dirompente forza dell'acqua è ciò che più caratterizza l'anima del lato argentino delle cascate, e questo non lo si percepisce solamente alla garganta del diavolo, ma lungo tutte le passerelle che nella penombra umida della foresta di tanto in tanto si aprono su salti di dimensioni umane e altre volte su scenari che appartengono alle categorie del divino e che non lasciano spazio ad altro che non sia pura contemplazione, arricchita da qualche spruzzo d'acqua e un roboante fruscio che racconta ad ogni istante l'eternità della creazione. Questo è un punto dove si può andare realmente sotto la cascata. Se gira un attimo il vento io mi piglio una lavata e mi distruggo la fotocamera, per cui meglio non starci troppo a lungo. Però è una roba incredibile sentire sta potenza a un metro di distanza. It's mind blowing, come dicono in America. Troppo bello. Iguaçu non è solamente cascate, ma natura a tutto tondo, il che naturalmente significa anche animali, da quelli più grandi e scaltri a quelli più piccoli e affettuosi. Io nel frattempo ho fatto una nuova amicizia, che non accenna a voler andare via. Ciao tesoro, come ti chiamiamo? Come la chiamiamo? Mariposa. Qua nel parco di Iguaçu ci sono una quantità enorme di specie diverse di farfalle, una più bella dell'altra. Questa non è proprio la più bellissima di tutte, però mi ci sto affezionando, perché è qua da 20 minuti e sai, no, com'è? Poi uno si affeziona. Non va via! A quel punto, per essere realmente un tutt'uno con la natura circostante, restava solamente una cosa da fare: entrare nel cuore della foresta, salire su un gommone guidato da un pazzo, cercare conforto. Bingo! Come la vedi? La vedo umida. Umida? Molto umida. Finalmente. Era ora. Dopo una settimana. Avvicinarsi alle cascate, avvicinarsi sempre di più alle cascate, cantare tanti auguri a un'altra festeggiata del nostro gruppo. Tanti auguri a te. E dopodiché, ormai l'avete già capito, farsi la doccia più epocale di sempre. E
stata una delle cose più fighe mai viste su questo pianeta, ve lo posso giurare. E già solo questo sarebbe stato un finale epocale del viaggio. Ma stavolta volevamo strafare, e per farlo bisognava attraversare la frontiera ed entrare in Brasile. Dovete sapere che Iguazú non si trova solo al confine tra Brasile e Argentina, ma anche con il Paraguay. Infatti, poco dopo le cascate, la confluenza tra Rio Iguazú e Rio Paraná è nota come Hito de las Tres Fronteras, una delle zone dove il contrabbando transfrontaliero di droghe e simili è tra i più forti di tutto il Sud America. Ciò nonostante, in tutto questo, col mio abilissimo spirito di osservazione, non posso fare a meno di notare che nessuno ci ha controllato i passaporti, cioè li abbiamo dati in blocco alla guida che li ha fatti timbrare in uscita, timbrare in entrata, ma nessuno è salito sul pullman per vedere che i passaporti fossero nostri, che noi fossimo effettivamente i proprietari di quei documenti e che non ci fossero altre persone senza documenti. E cioè, noi potevamo tranquillamente avere 10 narcotrafficanti e 40 valigie di coca dentro il pullman e nessuno se ne sarebbe accorto. Cioè, poi si lamentano che questa è la frontiera del peggior narcotraffico di tutto il Sud America. E ragazzi, le frontiere sono fatte per guardarle le cose, cioè. Detto questo, ci aspettava in tutto il suo maestoso e sterminato splendore il versante brasiliano delle cascate più belle al mondo. Quel giorno persino impreziosito dalla grazia dell'arcobaleno, ma tanto ormai ve l'ho detto che ci avevamo culo. Rispetto al lato argentino, qui si ha l'impressione di essere su un'enorme terrazza panoramica da cui si domina questo spettacolo indescrivibile. Il lato brasiliano delle cascate è un pochettino più corto rispetto a quello argentino, di conseguenza è un po' più affollato perché le migliaia di turisti che vengono qua ogni giorno si ammassano in uno spazio un pochettino più piccolo, ma ad ogni modo è senza dubbio il lato più affascinante, più spettacolare, perché è un vero e proprio terrazzo, un vero e proprio anfiteatro che dà su questo spettacolo veramente fuori da ogni schema. Ma il bello del lato brasiliano è che si può godere di questo immenso panorama senza rinunciare alla magia del contatto diretto. Cercate di immaginare la potenza del rombo che c'è alle mie spalle, perché non riuscite a capirlo da quello che prende il microfono, perché è una roba che ti fa vibrare la pancia quasi, è incredibile. Specialmente se si imbocca la passerella che attraverso una densa bruma di infinite gocce d'acqua ti porta fino a vedere da lontano le misteriose nebbie della Garganta del Diavolo, dove la fantasia si perde in mille pensieri, mentre il corpo si inonda dell'eterna energia di questo fiume così sontuoso e che secondo me è doveroso prendersi addosso in tutta la sua magnificenza, senza usare quei ridicoli impermeabili. Voglio dire, manco fossimo fatti di zucchero. A questo punto dovreste aver capito che tra i due lati io preferisco quello brasiliano. Ma ripeto, se venite da queste parti e non li fate entrambi, siete veramente da internare. E siccome sono sicuro che ci sarà qualcuno che non la pensa così, penso che per mettere d'accordo tutti sia sufficiente l'unico punto di vista che ancora ci manca. Allora ragazzi, parliamoci chiaro, questo è stato un viaggio veramente da urlo, perché abbiamo avuto, scusatemi l'espressione, più culo che anima. Cioè, abbiamo trovato bel tempo ovunque siamo andati, persino qui a Iguazú, che dovevano esserci due giorni di temporali, avete visto com'è andata, e a questo punto è un obbligo morale chiudere col botto. E quindi, se ste cascate le abbiamo viste da sinistra, da destra, da sotto e da dentro, che cosa manca? Vederle dal cielo! Carichi! Sì! Il primo giro tocca a due fortunati pionieri. Com'è andata? Cazzo, figata! Siamo sopravvissuti! No, è stato fighissimo. Molto bello, non pensavo la vista fosse così bella da su, ma... Come sei impostato però, sciogliti un po', sciogliti! E poco dopo arrivò il mio e quindi anche il vostro turno. Questa è l'ultima immagine che ci rimane scolpita negli occhi di questo incredibile viaggio in Argentina, ma ciò che resta nel cuore va ben al di là di un colpo d'occhio da favola, perché come ogni viaggio che si rispetti, anche questo nasconde nelle sue giornate una lezione che tutti noi dovremmo ripeterci ogni giorno della nostra vita, e cioè che l'uomo è una meravigliosa componente della natura del nostro pianeta, ma non il suo artefice, e che ogni qualvolta ci mettiamo in testa di interferire con un disegno perfetto per sua definizione, non possiamo che sporcare questo immenso
immenso capolavoro. Che senso può mai avere traslocare dei castori e dei bovini per farci profitto se in pochi anni questo distrugge il secolare equilibrio delle foreste australi? Che senso ha sfruttare un'anomalia localizzata per giocare a fingere che non esista un problema globalizzato? Che senso ha ricordarsi di rispettare la natura solamente quando conviene o quando ci si può riempire la bocca di belle parole, mentre lei, la natura, continua a soffrire in silenzio, sperando che presto o tardi ci ricorderemo che è da lei che veniamo e che è solamente a lei che ritorneremo? Chissà, forse non è un caso che a ricordarci tutto questo sia proprio l'Argentina, una terra la cui storia oscilla sempre tra brevi illusioni di felicità e bruschi risvegli in contesti terribili, una terra la cui anima si muove con l'entusiasmo del football sulle note di un tango malinconico, il cui fascino mi ricorda tanto l'eterna danza degli oceani con le montagne. E infine una terra la cui natura non fa altro che ricordarci ogni giorno quanto sia bello il mondo in cui viviamo, quanto sia meraviglioso l'equilibrio naturale delle foreste e dei ghiacciai, e che non c'è niente di più bello che volerli semplicemente bene e restituirgli ogni giorno lo stesso amore con cui ci permette di ammirare la sua eterna perfezione.